Buongiorno a tutti. Nel filmato di oggi vi parleremo di una cosa molto importante. Agricoltura, fondi, caffè. Vai. Questa è un'operazione molto semplice. Potete farlo voi stessi in casa. Vi sarà mai capitato che il vostro forno, lo sportello del forno, non chiuda più adeguatamente, quindi che non aderisca più al corpo del forno e rimanga leggermente aperto e quindi con la conseguente perdita di calore? Se si verifica questa cosa, vuol dire che le molle di spinta dello sportello, che sono ubicate qui dentro, hanno perso la loro forza e quindi non permettono più la chiusura. Allora che bisogna fare? Bisogna sostituire queste molle. E per fare questa operazione bisogna dapprima togliere lo sportello dal forno, posarlo su un tavolo e aprire le due parti del forno, cioè separare la parte interna dalla parte esterna per poter accedere alle molle. Quindi cominciamo l'operazione col togliere lo sportello del forno. Ci aiutiamo alzando i cavallotti che avete qui, di cui poi abbiamo già parlato in filmati precedenti. Una volta alzati i cavallotti fate l'operazione di chiusura del forno. Quindi chiudendo ancora, impugnandolo in questo modo, fate anche un leggero movimento di sollevamento fino a che riuscite a sganciare la porta . Una volta estratta la porta, ci posiamo su una superficie. Allora, una volta che abbiamo posizionato la nostra porta su un tavolo, dobbiamo cominciare ad aprirla. Si inizia sul bordo inferiore, ci sono delle viti, che sono questa e questa. Quindi dobbiamo svitarle. In questo modello è sufficiente svitare questi due viti, chiaramente in altri modelli magari i viti possono essere più di due. Questa non la svitiamo perché questa serve soltanto al momento per sorreggere la molla. E in alcuni modelli di forno ci sono anche delle viti posizionate più o meno in queste aree e in alcuni modelli ancora c'è anche la possibilità di dover smontare la maniglia, cosa che non è il nostro caso in questo momento. Questo perché a seconda la marca e il modello le cose ne possono variare. In linea generale comunque il lavoro da fare è questo. Quindi una volta che abbiamo svitato questi due viti, ora dobbiamo separare la parte esterna dalla parte interna della porta facendo un sollevamento della porta e sganciandola dall'incastro relativo. Quindi facendo un certo movimento, perché che cosa succede? Che la parte interna della porta, dopo aver sbloccato le viti sotto, si tiene sulla parte esterna tramite un incastro posizionata all'interno della parte superiore, quindi facendo un movimento queste due parti si devono separare. Ed eccole qua. Quindi una volta che l'abbiamo separato, come potete vedere, le molle sono queste. Quindi ora, svitando questa vite posizionata qui sotto, noi potremo liberare la molla dalla sua sede. Ora vi faccio vedere come si smonta questo tipo di molle. Quindi ci posizioniamo sul tavolo, bisogna prendere un attrezzo come questo e dobbiamo riportare il cavalletto nella posizione originale. Quindi dobbiamo un pochino aprire la molla, portare il cavalletto a posto e richiuderla. Chiaramente anche da questa parte la stessa cosa. Una volta fatto questo possiamo svitare la vite che ferma la molla. Sia
da una parte che dall'altra. Ecco, ora girando la porta possiamo, spingendo la molla in questo modo, farla uscire dalla sua sede. Una e due. Quindi, una volta che andate poi dal vostro fornitore di ricambi di fiducia e avete acquistato una coppia di molle nuove, facendo l'operazione contraria si possono rimontare. Quindi, in questo modo, posizionate la molla anche l'altra, e ora potete rimettere le viti che la bloccano serrandole adeguatamente. Quindi, una volta rimontate le molle, ora dobbiamo riunire e ricomporre la porta del forno. Quindi adagiamo questa parte nella posizione adeguata e dobbiamo di nuovo ripristinare l'incastro che è qui sul bordo superiore, che è questo. La porta si deve incastrare qui. Ci vuole solo un pochino di pazienza. Una volta rimesso a posto l'incastro, abbiamo la possibilità di rimettere le viti che abbiamo svitato all'inizio per poter fissare saldamente le due parti insieme. Centrarla. Ora procediamo con il serraggio delle viti che permettono appunto di unire saldamente le due parti come in origine. Ricontrolliamo anche il serraggio di questa vite. Ecco. E da questa parte ricontrolliamo. Ecco, ora abbiamo sostituito le nostre molle, dobbiamo soltanto rimontare la porta sul forno. Però prima di fare questo dobbiamo di nuovo riattivare le molle utilizzando sempre i cavalletti, in modo tale così ci facilita l'inserimento sul corpo del forno. Quindi sempre quel nostro attrezzo, allarghiamo e puntiamo il cavalletto sia di qua che di là. Ora siamo pronti per reinserire la porta sul forno. Quindi ora riposizioniamo la nostra porta. Per fare questo dobbiamo fare caso che questa tacca, che potete vedere qui, deve combaciare con la parte metallica bianca che sta lì all'interno. E questo appunto si fa introducendo la sporgenza delle molle all'interno di quella fessura e guardando bene che appunto quella tacca vada in quella posizione. Quindi, aprendo la porta del forno, ora possiamo chiudere i nostri cavalletti ed ora possiamo anche chiudere la porta del forno e vedremo che ora la sua chiusura sarà perfetta e quindi non ci sarà più nessuna fuoriuscita di calore.
Questo in linea principale, generale, vale un po' su tutti i forni, poi chiaramente può cambiare da forno a forno perché, come dicevo prima, su alcuni forni quando si fa questa operazione magari c'è necessità di smontare la maniglia per aprire le due porte, perché a volte alcune maniglie sono fissate con delle viti in questo punto. Però in linea di principio l'operazione da eseguire è questa. L'unica cosa che vi posso raccomandare quando fate questa operazione, fate diciamo dei movimenti con calma, perché nel caso che per caso fortuito, insomma, si dovesse staccare uno di questi vetri, vi può cadere, si può rompere. Quindi per oggi è tutto, speriamo che questo filmato vi possa essere utile. Grazie a tutti e arrivederci.